Buon pomeriggio e buon inizio di settimana. Come stiamo? Io spero molto bene. Oggi mi vedete, sono super colorata e come anticipato sia sul mio profilo Instagram sia sul profilo Facebook, oggi siamo in compagnia di una regina e quindi giustamente meritava intanto Hi Ancira, Hi Ancira, I hope you stay well. Ciao Anna, vi dicevo, siamo in compagnia di una regina, e in più non una regina qualunque, si è conquistata secondo me questo titolo. Ciao Roberta, benvenuta, e ciao Elisa, si è conquistata secondo me a pieni voti, addirittura anche con, io ci aggiungo anche la lode, il 110 lode, questo titolo. Perché dovete sapere che non sempre la vita, ecco, non voglio svelarvi nulla, per cui cerco di portarvi in questo magico mondo del personaggio di oggi. Lei adora la favola di Cenerentola, questo già ve lo anticipo, e quindi voi sapete che Cenerentola, penso che proprio sia una di quelle favole che tutti ricordiamo. Ha una particolarità, no? Che è perdere la scarpetta. E quindi già vi ho dato anche un altro indizio sul personaggio di oggi. Io l'ho conosciuta anni fa e mi sono perdutamente innamorata della sua sincerità, della sua ironia, della sua capacità di affrontare tutte quelle che sono state le difficoltà che sicuramente ognuno di noi incontra nella sua vita. Ma ci sono delle persone che poi, appunto, devono lottare un pochino di più. Aspettate, vediamo cos'altro vi posso dire. Ci accomuna il fatto di essere entrambe siciliane. Io Catania, lei Noto. Viene da una famiglia siciliana tutta di un pezzo. E poi si è trasferita a Milano con il sogno di realizzare la sua azienda. Quindi per me è veramente un onore e un piacere, appena arriverà, potervi presentare questo personaggio. Nel frattempo che attendiamo Cori Amenta, il nome del personaggio di oggi, se qualcuno magari guardando le mie storie avrà già indagato, avrà capito che il personaggio è veramente la regina, come dico io. Ultimamente, tra l'altro, noi ci siamo viste, io e lei, per il compleanno di un nostro amico in comune presso un locale di Milano dove si festeggiava il suo compleanno. E all'interno di questo evento e di questo locale, c'era anche Hi Diana! E c'era anche cerco di non svelarvi tutto, capite? Ecco perché tento di fare tutta questa cosa, perché non voglio svelare proprio nulla e vorrei che poi tu esattamente Top Cori, quindi già qualcuno sa di chi sto parlando. Esattamente, benvenuto Giancarlo. E quindi ci siamo visti in questo locale. Thank you Diana. You stay here in my heart. E siccome ce la siamo vista in questo locale, scusate, ma perdo tempo perché devo salutare anche, insomma, devo fare una serie di cose e poi il bello della diretta. Se mi amate, state qui, è proprio perché io sono spontanea, non c'è nulla di organizzato e quindi questo è il bello della diretta. Hola! Tra l'altro oggi a Milano bruttissimo tempo, non so, voi in Italia datemi dei feedback perché noi a Milano è da un paio di giorni che si è ributtato il freddo e di nuovo grigio. Sicuramente polluzione non ce n'è, però insomma si stava meglio quando c'era quel bel sole. Io soprattutto che sono una grande meteopatica. Ciao Giancarlo e benvenuto. Quindi in questo locale, tra l'altro, si faceva una cosa meravigliosa. Non so chi di voi su Netflix ha seguito una serie che io ho amato tantissimo e che rivedrei in continuazione, che è una serie che presentava delle vere e proprie bande di moda. Organizzate però non da donne ma da transessuali e a capo di questo reggimento un personaggio che io nella mia vita ho sempre amato che è RuPaul. E
È stata una di quelle che appunto ha portato di nuovo in auge questa sfida dove praticamente bisogna vestirsi, bisogna prepararsi, bisogna fare una serie di cose in Sicilia brutto pure. Lo so perché avevo sentito mio fratello ieri e mi aveva anticipato che insomma il tempo non era granché. E quindi all'interno di questa serata, vi dicevo, io sono impazzita. In uno dei tanti post del mio profilo Instagram personale, se dopo questa diretta vi andrà di tornare un po' giù, perché credo che dobbiate ritornare più o meno, boh, forse a gennaio o forse ancora prima, non era ancora neanche finito il 2019, che tanto ci volevamo togliere dalle scatole in attesa di questo 2020 senza sapere quello che sarebbe accaduto. Beh, sta di fatto, che in questa serata io mi sono stra divertita e peraltro avevo indossato una creazione di un designer che tra l'altro sarà qui con me giovedì 23, Milano-Napoli Uniti. Quindi questa settimana è una settimana proprio di incontri magici, di incontri, di scontri. Di scontri in che senso? Di cose che comunque apparentemente non sembrano connesse l'una con l'altra, benvenuta Margherita, ed invece poi trovano un senso. Nel frattempo, appunto, che l'aspettiamo, perché ripeto, io non vi posso svelare nulla, deve essere lei direttamente. Quindi, per chi la conosce, siamo tutti in attesa, e ovviamente chi è siciliano, la conosce molto bene perché. Non solo lei ha fatto una parte di storia milanese molto importante e poi ci dirà da quale anno, perché io ricordo che il suo successo, almeno quello che ricordo io, è intorno al 2012, anno in cui lei ha deciso di fare un sacco di cose. Però appunto ce lo racconterà lei stessa. Però appunto chi è siciliano sa bene che questo personaggio è fantastico e siccome è qui, io la invito direttamente a venire qui nella mia diretta. Oddio, che bello! Io già non vedo l'ora. Vediamo, vediamo. Eccola, eccola. Ah. Allora, eccoti qua, amore mio. Come stai? Un attimo che mi sistemo la frangia. Bene. Brava, brava, perché dobbiamo stare bene. Prima Guarda, io in diretta tuo della. onore. Guarda, in tuo onore, perché ho detto la settimana inizia con una regina. No, vabbè, ciao. No, vabbè, ti amo. Io me la sono messa in tuo. E io ti adoro. E io ovviamente, siccome non volevo svelare nulla di te, ma chiaramente moltissima gente ti conosce e ti ama come ti amo io, e dalla Sicilia, perché chiaramente stavo dicendo, siamo tutte e due siciliane, stanno arrivando una serie di messaggi infiniti, cori top. Cori la super, cori di qua, cori di là. Hola. Grazie, Amore, le amore. Che cose dobbiamo sono, fare secondo me, sono almeno vere. no, un po' di luce della ribalta ci sta, fa piacere in questo periodo così strano, no? Sì, fa piacerissimo. E poi, ancora questo non l'avevo detto, oltre al personaggio meraviglioso che sei e ci aiuterai anche per le persone che non ti conoscono, no, a descrivere le tante cose che appartengono al personaggio Cori, devo dire al mio pubblico e quindi al pubblico che ti segue già lo sa, che Cori, oltre ad essere appunto una creativa incredibile, oltre ad essere, come ho detto, ironica, simpatica, ha un altro aspetto che per me è fondamentale in quel Give Love First che nomino sempre. Intanto saluto tutta la gente. È una persona umile. E questa è una dote che tu sai bene, io apprezzo tantissimo perché c'è gente che io ho imparato a conoscere non solo a Milano, ma in qualsiasi parte del mondo, che non è come te e non è come me. Quindi quando io riconosco, e tra l'altro tu hai scritto da poco in un post dopo il tuo compleanno, una cosa che condivido tantissimo, che questo periodo, al di là di averci creato un trauma, ha sicuramente fatto una cosa molto bella che anch'io riconosco, ovvero quello di sapere chi è dalla tua parte, quindi chi è amico veramente e chi mette la maschera. Dico bene? Allora, ma io penso che innanzitutto questa, io sto iniziando, io
Tendenzialmente sono una che il bicchiere lo guarda sempre dalla metà giusta, quindi alla metà mezza piena, no? Quando è mezzo vuoto vuol dire che ho già bevuto quella metà e sto allegra, quindi sto ancora meglio, no? Ecco, Bene. quindi partiamo proprio da questo presupposto per Hola. cominciare a parlare. Quindi penso che questo virus, ovviamente, non, con tutto il rispetto per la gente che soffre, per la gente morta, ovviamente, non voglio Certo, essere fraintesa, certo. però ha i suoi lati positivi. Io ne sto ritrovando Perché? tantissimi. Ma sì, ma io penso questo. Innanzitutto che chi si potrebbe permettere tutto questo tempo a disposizione con se stessa? O ti fai i peli o dormi fino a tardi sempre, o ti vedi tutti i film che vuoi, disegni per quante ore vuoi, scopri quante volte vuoi e sfanculi. Cioè, questo è un Tutto, lusso. assolutamente. E infatti, come dici tu, è sempre e tutto dipende dalla nostra mente e da come siamo abituati a vedere il mezzo pieno e il mezzo vuoto. Io sono d'accordo con te. Io quando vedo il mezzo vuoto significa che già sto bene, vuol dire che già mi sono portata avanti. Ma sì, ma poi lo sai cosa? Secondo me dobbiamo innanzitutto cercare di capire che cosa ci fa stare bene indipendentemente. Per esempio, io amo truccarmi e di questo periodo tremendo, la cosa che mi pesa di più cos'è? Questa, che non mi posso fare l'occhio. E quindi lo faccio comunque e trovo il modo, la maniera per farlo sempre comunque. Io ovviamente sfondi una porta aperta, puoi immaginare senza i miei amati pennelli. Hai Cioè, capito? nel senso, rispetto a quando li usavo ancora di più. Quindi in questo Certo. spazio ho trovato anche modo non solo di condividere dei momenti con le persone a cui voglio bene, perché da padrona di casa mi scelgo anche chi voglio nelle mie dirette, quindi io invito, e poi ovviamente domandare il lecito, rispondere cortesia. Assolutamente. Poi mi piace Cori, per esempio fare gattiera della moda, cosa? però. Rigattiera della moda, prendo vestiti, li assemblo, li dispo, metto la manica da uno sul top di un'altra. Questa cosa mi fa. Insomma, dobbiamo avere il cervello sempre comunque molto, molto vivo, brillante in movimento. Piuttosto laviamo le tende, stacchiamole, rimontiamole, ristacchiamole. Cioè, se Senti, ti ma io ti ho sbatti sul divano, presentato. Io dico, tra le tante cose in cui ti ho presentato, forse ancora non eri collegata, però ho piacere di ridirtelo. Siccome non volevo dire, tranne le persone che ovviamente già sapevano chi eri, ho anticipato, e siccome io sai che ho le mie caldane, guarda di che cosa sono munita, tra l'altro. A proposito Please. di, ti dicevo, ti ho presentato come un personaggio che in molte interviste dice di essere innamorata della favola di Cenerentola. Ma che è la verità? Allora, siccome io non ho svelato chi è il personaggio Cori, per chi non conosce Cori, che saranno pochissimi, però tra le tante cose che fai, dobbiamo dire che questa favola di Cenerentola è legata a qualcosa di stupendo che tu fai tra le tante cose. Allora, amo Cenerentola perché da serva si ritrova pazzesca al centro di una festa ed era la più figa. Primo, amo Cenerentola perché il più ricco, potente e bello la vuole, lei lo schifa e se ne va a mezzanotte. Fantastico. Amo Cenerentola perché aveva delle scarpe di cristallo che nessuno di noi è mai riuscito a disegnarle, a possederle o a non spaccarle. Amo Cenerentola perché fatta comunque come la mettevi stava. Perché era lavava a terra, stirava su di te e poi c'è cioè, tutto. Voilà. Era la donna più contemporanea di tutti i tempi. Sono d'accordo con te, assolutissimamente. Poi vuoi mettere i topolini che si trasformano di qua e quello di là, il Sì, potere. vedere tutto come riuscire a cambiare tutto come fa stare bene a te. Questo è un talento. Io ce l'ho Assolutamente. un po'. E infatti, perché dovete sapere, per chi non lo sa, ma ripeto, sono pochissimi quelli che non lo sanno. Poi ti dirò anche come ti ho presentato, sotto a quale altro punto e dov'è che ci siamo viste, credo, l'ultima volta, che non ricordo se era la fine dell'anno o l'inizio dell'anno a Viale Padova, in quella bellissima Ah, quando festa.
serata quando no, era per la Fashion Week, una festa di gennaio. Gennaio, ecco cos'era. Era gennaio, quindi eravamo già arrivate in questo 2020. Vabbè, però quello lo dirò dopo. Però volevo dire che io mi sono innamorata di Cori quando sono venuta a Milano. L'ho conosciuta la prima volta ad una presentazione su Viale Conizugna e praticamente a un certo punto vedo le scarpe con le ali. No, io vedo le scarpe con le ali e dico no, fermi tutti. Cos'è questa roba? Cos'è? Le voglio. Così io mi sono innamorata di te. E poi ovviamente sono stati tanti gli altri momenti che hanno contribuito ad aumentare l'amore immenso che ho nei tuoi riguardi e la stima. Ma tu lo sai che noi secondo me ci siamo conosciute quando io ho fatto, quando abbiamo fatto il video di Tom Rebel. Bravissima, ci siamo conosciute lì, Scusa, ci siamo però conosciute. Poi ci siamo brava. riviste alla presentazione di Maximilian, di Bravissima, bravissima, però la bellezza è che in quella presentazione io non avevo unito te a quella scarpa, capisci? Quindi già Ok. quando abbiamo fatto quella roba per Tom Rebel, che tra l'altro in questa settimana, venerdì ci sarà anche Andy, che è un altro personaggio che ha partecipato a quella roba lì. E non l'ho fatto certo di proposito, me l'hai fatto venire in mente adesso tu, incredibile. Vedi, scrivono tronchetti vernice nera con le ali? Ah, Ebbene sì. erano, hanno fatto il festival quelli lì. Quindi, ragazzi, quando parliamo di scarpe e parliamo di essere stilose, cioè andate a vedere Cori Amenta, ragazzi, tanta roba. Ma amore mio, io ti ringrazio innanzitutto perché secondo me la grande dote che dobbiamo avere è quella di essere sempre molto entusiaste. Entusiasta di fare le scarpe, io sono entusiasta di fare la stylist, sono entusiasta di fare la DJ, sono entusiasta di farmi la frangetta o di farmi bionda. Sono entusiasta. In generale la vita dovremmo aggredirla in una maniera, soprattutto in questo periodo che è tutto. Scusate, c'ho lo schermo, ma mi vedi bene o no? Io Perché ti non. vedo bene, amore, anche i nostri ti vedono bene perché qui è proprio una roba di cuori, di abbracci che vedo passare tra i commenti, quindi ti vedono benissimo, secondo me. Perfetto, perfetto. E insomma, ti stavo dicendo che secondo me la cosa importante è innanzitutto che ci rispettiamo, ci vogliamo bene, che ci accettiamo, che accettiamo il tempo che passa, che accettiamo se non siamo biologicamente donne, il bene e il male di questo, ma è molto, è il bene, la nostra, il nostro dettaglio che fa la differenza, che siamo diverse, che Tu non sai siamo. bene che io in un post, proprio dopo la serata di Scandalo, quella di gennaio, in quel meraviglioso post, perché appunto mi fecero questa foto bellissima con un cappello che avevo portato in quella serata e tra l'altro giovedì anche lui sarà mio ospite, e aggiungo anche questo che non l'ho fatto apposta, ma sì, me lo fai venire in mente. Io ho scritto sotto quel post quando è uscita quella foto, ecco, sono felice di essere nata donna. Ma se non fossi nata donna, io sarei voluta essere un trans, perché quell'euforia e quella capacità di fottersene, di lasciare vivere e lasciare liberi gli altri, io non ho mai conosciuto altre persone proprio come questa categoria così esplosiva. E siccome io sono una esplosiva, ho bisogno di stare con gente così. Io penso una cosa che dovremmo proprio sdoganare. Per esempio, molto spesso noi siamo vittime veramente di bullismo, di frasi fuori posto, di gente maleducata, di uomini che si fermano quando noi andiamo al supermercato per farti richieste di immagine di cattivo. Cioè, siamo veramente bersagliati quotidianamente dalle donne che dicono: però non si capisce, si capisce che donna, che maschio, cioè è molto, 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 molto complicato tutto questo. Quello che io vorrei spiegare alle mie colleghe, diciamo, che innanzitutto se tu nasci in un modo e diventi
in un altro, o meglio, diventi come ti senti, come desideri essere. Innanzitutto sei la tua opera d'arte, cioè tu ti sei inventata come fosse un quadro, come Leonardo ha fatto la Gioconda, tu hai fatto te stessa, prima. Io dovrei essere in difficoltà perché essendo 1,86 m abbondanti, me ne sono tolto qualcuno, ovviamente io subisco sempre costantemente il fatto, ma sei alta, ma quando sei alta, ma sei troppo alta, bella, sì, però si capisce, per i piedi e le mani. Allora, sentite, noi siamo belle perché siamo così. Io sono troppo alta, ci sarà qua. Non è che io 20 centimetri meno risulterei più o meno di queste, risulterei un'altra persona. Tu sei bella perché hai capelli fucsia. Dobbiamo, secondo me, innanzitutto volerci bene e sdoganare, proprio sfatare questo fatto che le trans debbano sembrare delle finte femmine. Perché una trans? È una trans. Io non voglio sembrare femmina, voglio sembrare sto femminone possente che so. Lo capite perché dico che volevo iniziare questa settimana mandandovi un messaggio positivo e ho pregato che Cori fosse libera perché iniziare lunedì 20 aprile, che è la nostra ottava settimana di lockdown a Milano, Mamma, io non la conto no, più. non lo so, però voglio dire, io avevo proprio bisogno di te. Per iniziare questa settimana, cioè proprio avevo bisogno, e infatti le mie amiche, che sono tutte le mie clienti, quelle a cui do i messaggi, mi scrivono per la consulenza, mi dicono che colori devo accostare, ti stanno facendo dei complimenti meravigliosi proprio perché il Io mondo. non li vedo perché se guardo lì non ti guardo in E faccia, no, quindi. hai ragione, ma te lo dico io ogni tanto che invece li vedo passare. E dico anche che aggiungevo che un'altra cosa che ci accomuna, al di là del nostro cuore, al di là del modo di vedere le cose, ci accomuna anche il fatto di essere tutte e due entrambe siciliane. Io di Catania, tu di Noto, luogo meraviglioso. E Lo allora, dice. com'è stata questa Sicilia che oggi ti rende merito e rende merito alla regina? Perché te lo domando? Perché scorsa settimana io ho avuto ospite una mia ex studente, Simona Toni, bellissima, anche lei 1,86, che ci ha raccontato, tra le tante cose, come purtroppo, essendo umbra a Perugia, ha vissuto malissimo questo suo passaggio nel capire chi era. Prima con la famiglia, poi con le persone. Oggi ovviamente ha avuto riconoscimenti da tutte le parti e anche se, come hai detto tu, qualcuno non l'accetta, lei se ne frega perché ormai è sicura di sé. Però non credo, no, che si nasce essendo sicuri di sé, al di là di un carattere. Guarda, ma io penso che nessuno, cioè o sei una lavatrice o non puoi essere sicura appena apri gli occhi, cioè la sicurezza è frutto di tantissime porte in faccia, di tantissimi pianti, di tantissimi schiaffi, cioè purtroppo sei molto forte quando hai la schiena che ti è diventata forte per me che conosciamo già. Mi sposto che odio questa televisione. Ecco, così senza televisione è meglio. Ecco. Meglio o no? O meglio Ecco, così? Ecco. sì. Ti dico, ovviamente noi viviamo in una condizione che è molto complicata, perché da bambini e comunque, ma è femminata, cioè si capisce, si sa come questa cosa, ma già da quando sei proprio un bambino piccolissimo, quindi o diventi una mezza sega prima o ti rafforzi. Perché la vita è talmente dura, difficile. Io, per esempio, sono molto seguita, molto apprezzata, per carità, sono molto contenta di questo. Ma moltissima gente che mi scrive bellissima, inumana e reale, I love you, giù, 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 quando la incontro, per esempio, a Noto, stenta a salutarmi. Quindi noi abbiamo a che fare comunque con una realtà. A me fanno molto ridere queste qui che ora tutte improvvisamente. Tutte politicamente corrette, tutte le trans si vogliono bene, ci dobbiamo aiutare. Siamo delle sette l'una con l'altra, tutte ci detestiamo tutte l'una con l'altra. Io ho due amiche, basta. Perché c'è sempre questo antagonismo, questa. Siccome per. Esattamente come per le donne, diciamolo, No, diciamo. No? di più. Di più? Di più.
di più. C'è sempre questa forma di antagonismo molto 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 forte e misteriosamente due o sono amiche intimissime e poi scazzano ferocemente. Secondo me un po' è dovuto prima al fatto che siamo molto più maschili di quello che sembriamo e quindi un gallo in un pollaio deve essere solo uno e non due. Bene, iniziamo da lì. Ecco. E seconda cosa, perché avendo sofferto molto, sfoggiamo questo nostro essere dei femminoni potenti come si sfoggia un anello di brillanti, perché comunque è come Colombo che ha scoperto l'America. Cioè noi, è una cosa, io ho imparato a muovere gli occhi così, a fare così, perché prima non è che una cosa che ti viene, perché ti insegnano, ti danno gli schiaffi quando per tutta la vita fai così. Quindi dopo devi resettare tutto e riabituarti a fare un'altra cosa che è diametralmente opposta a quella di prima. Quindi questo fatto ti porta ad essere forte, ad essere la prima donna e ad esagerare anche, perché molto spesso si tende ad essere proprio, no? A diventare proprio anche fastidiosa. Prima ero molto di più, ora ogni tanto cerco, appena mi rendo conto perché succede, perché siamo umane, nonostante non lo diresti mai, non sono bionica. No, però ti dico, io quando mi rendo conto che sto esagerando con far la prima donna a tutti i costi, cerco di abbassare i toni, però lo capisco che lo fanno le altre, che quindi io che sono tanta, allora mi odiano a tempesta perché sono esagerate, perché mi si vede più delle altre e quindi gli tolgo lo scettro. Guarda, mentre tu stai parlando, mi fa piacere che oggi con noi c'è una mia nuova follower, ok? Che ho conosciuto proprio grazie alla puntata che ho fatto la scorsa settimana con una hairstylist, una mia amica di Piacenza, che si chiama Flora. Su Instagram è raveo underscore 77 e lei praticamente sta scrivendo. Ne ho incontrate davvero poche di donne dove c'era molta solidarietà e tu e Anna, quindi fa riferimento anche a questa mia amica hairstylist che ho conosciuto chiaramente durante la Milano Fashion Week, perché chi si piglia poi si somiglia in qualche modo. Dice: siete un granello di sabbia in un vaso di conchiglie. Grazie, grazie Bellissimo. Flora. Quindi questo è un bel complimento che ci stanno facendo. Grazie, grazie. E tra le altre cose, io adesso non ho un'idea esatta di quando tu ti sei spostata da Noto a Milano. Io ho fatto l'istituto d'arte, è finito, sono partita subito, quindi un secolo fa. Madonna santa. E in tutto questo fai talmente tante di quelle cose che adesso, da un po' di tempo, quindi prima proprio che arrivasse questo momento qui, io non vedevo l'ora di venirti a vedere suonare. Sì, guarda, questa è l'ultima esperienza che mi diverte molto. Allora, mi diverte innanzitutto il fatto che io possa mettere la musica che piace a me. Cioè, Che proprio musica piace a sempre, Cori? ed è riferita proprio io, sempre, giusto per ritornare al discorso di prima. Io sono figlio degli anni 90, quindi mi piace la house, mi piace i DJ anni 90, e mi piace la disco music in mezzo agli anni 90. Poi, certo, Dua Lipa mi piace, cioè quelle nuove, alcune pazzesche ci sono. Però amo molto questo mix Io di. d'altronde anche, come darti torto, cioè voglio dire, io nell'89 ero una cubista nelle discoteche, quindi Io l'ho fatto anche. Ho fatto anni anche questo e quindi mi piace, capito? Questo ritorno a Diana Ross, capito? Barbra Streisand, però poi con dei pezzi house e poi i Delight, te li ricordi i Delight? Insomma, questo tipo di meravigliosi. mix, questo pastone così mi diverte molto Ma perché mi tra fa. l'altro, questa cosa che ti racconto, tu non la sai perché probabilmente non te l'ho mai raccontata. Allora, quando io appunto ancora stavo in Sicilia,
ed era la fine degli anni 80, insomma, avevo finito le scuole, così. Anche se i miei genitori, voglio dire, non mi hanno mai fatto mancare nulla, però io coltivavo questo sogno che le cose che volevo dovevo potermele conquistare da sola. E siccome ero di Tigna, perché sono anche metà calabrese, oltre ad essere metà siciliana, peggio me sento. Per cui che cosa successe? Successe che un'estate, all'epoca c'era Albertino che faceva il tour di tutta Italia, in tutte le discoteche. E io andavo fissa in questa discoteca, fissa in questa discoteca. Siccome amo Al ballare, cioè... Macintosh. bravissima! E siccome io amo ballare, ovviamente andavo sempre o al Macintosh o Mi all'Empire, no? senti? Eh sì, ti sento, ti sento. E praticamente che cosa successe? Che Albertino, quando mi vide ballare, proprio perché io per non pagare il biglietto mi ero messa d'accordo lì con il team che organizzava le cose, che se ballavo, ancora all'epoca non era una parte istituzionale fare la ragazza immagine, per cui eri una bella ragazza. Ti sapevi muovere, quindi a me non me ne fregava niente che mi dovevano pagare o meno, a me interessava solo che mi facessero entrare lì dentro. E quando ho conosciuto Albertino, mi ha invitato al nord e io sono arrivata a Piacenza, ospite della mia amica trans che mi ospitava, e quindi ti ho detto adesso il mondo, no? Poi come si congiunge. E ho fatto tutte le discoteche del nord prima di diventare una truccatrice, dalle rotonde di Garlasco al limite di Parma. Tutte le ho fatte, mi sono stra divertita con lei, stra stra divertita. Anche perché uno dei personaggi che amo di più è RuPaul nella mia vita. Io lo amo. Assolutamente, Ti io pure l'ho vedo fatto e molti non anni. Io credo. amo. Non so cosa devo fare, anche io, così forse più ferma e meglio. Non capisco che devo fare, perché io pure vedo che l'immagine se ne va per ritorno. Ora mi vedi? Ecco, Sì, adesso ti vedo. Sì, ecco, allora perfetto. Adesso ti rivediamo, amore mio. ok, ma allora sto così. Io guarda, devo dire la verità, la discoteca mi manca da pazzi. Ah, oh, mio Dio, pure a me il pensiero che sarà l'ultima cosa a riaprire, mi voglio suicidare. Proprio mi piace ballare, mi piace come tipo di aggregazione, mi piace la ciao, come stai, amore, sei pazzesca, I love you, mi piace gli abiti, i vestitoni, i tacchi alti. Mi manca molto questo, balliamo questo, ti piace questo pezzo? Cioè, adoro fare la cretina, mi piace, proprio mi diverte Ma fare tanto. se ci dovesse mancare quella leggerezza, ma che vita sarebbe, visto che abbiamo detto che poi nella vita, voglio dire, non è come, a proposito di ritornare a Cenerentola, come nel film della Julia Roberts. Sì, oh mio Dio, potrebbe accadere, però quel gran culo di Cenerentola non è proprio una cosa che capita tutti i santi giorni, no? Assolutamente, assolutamente. E comunque ti aiuta anche a vivere la vita in modo più leggero, ti serve anche per affrontare momenti e cose in cui, che richiedono molta, molta energia, molta forza, molta maturità. Se sai fare bene la stupida, vuol dire che non lo sai per niente, quindi addolcisci qualsiasi pillola. Brava, mi hai dato adesso un assist importante, perché c'è un'altra cosa che io ti voglio chiedere. Perché io, oltre a conoscere te, ho conosciuto il tuo compagno, il tuo fidanzato, come lo vogliamo chiamare, la persona che è di una dolcezza incredibile. E siccome io mi sono documentata un po' su di te, perché da buona padrona di casa, al di là di conoscerti, volevo trovare anche nel web qualcosa in particolare. Tra le tante interviste che ti hanno fatto, c'è un'intervista di Dagospia del 2012, Ah, sì. ok, dove si parla di questo uomo che ti venera. Sì. Quindi, se è vero, e mentre te lo dico, ho veramente Non è creduto. cambiata di una virgola. Ecco, allora dico, quando succedono queste cose, io dico, questo
Queste cose possono succedere solo alle persone, ma almeno questa è la mia esperienza, questa è la mia convinzione. Poi se qualcun altro ha una convinzione diversa, chi se ne frega, però io ci credo fortemente. Io ho sempre detto, non fare agli altri quello che non vorresti venisse fatto a te, ma non per un fattore cristiano-cattolico, ma semplicemente per quell'antenna broadcast dell'universo in cui io credo, di richiamo, di connessione con le persone. Che in questo momento della mia vita ho riattivato tantissimo perché, come dici tu, ho più tempo e quindi su un'agenda di 12.000 contatti telefonici, come una pazza, io incomincio a fare a caso un numero e ricontatto persone della mia vita che per causa degli impegni era tantissimo che non sentivo. Ed è meraviglioso la connessione che poi si incastra ad un'altra connessione, nonostante sono anni che non ci vediamo. Perché come dice Paolo Coelho, sono fortemente convinta di questo, ci sono persone nella tua vita che vengono solo per un momento, perché devono venire in quel momento e poi non le vedi mai più. Però in quel momento devono esserci. Ci sono persone che entrano nella tua vita di intermittenza perché devono poter entrare e uscire nella libertà, nello scorrimento della vita, e ci sono persone che rimangono legate a te per tutta la vita. Sì, sono d'accordo. Ma è così, ma è... anche lì l'amicizia, noi dovremmo imparare, secondo me, senza troppi falsi buonismi, perché sai, questo è un momento in cui tutti siamo buoni, chiunque dovrebbe donare qualcosa, Ti io posso dovrei... dire, scusa che ti interrompo, Cori, che io invece non sono d'accordo. Brava, io le schifo proprio perché io dico con tutto rispetto per le varie d'Ursula, tutte queste personaggioni pubblici, Bonolis che ti dice donate, ma pagliaccio, ma tu lo sai che tu guadagni in un giorno quello che guadagni in 10 anni? Prendi un bel milioncino e lo cacci tu. Lo facessero loro che sono con le ville pazzesche, le macchine pazzesche, quelle all'aereo privato e rompete le scatole a noi, a me dà fastidio. Quindi... Allora, a questo proposito, lo sai che il mio compagno la scorsa settimana, la settimana di Pasqua, quando hanno fatto vedere al telegiornale l'isolamento di Renzi, ecco, No, non l'ho visto. no, l'isolamento di Renzi mi fa ridere con una piscina olimpionica dentro la sua piccola casa. Che cazzo di isolamento? Scusate, ma che cazzo No, di ma a isolamento è? Berlusconi l'isolamento lui ha pagato non so quanti soldi per questo ospedale e l'isolamento se lo fa in una villa a... Dov'è Berlusca, Morio? A Nizza. Lo so. Sì, è vero. Così. Così. Ta, Dimmi tu, moderne ta, ta, ta. loro. Assolutamente. Comunque, guarda, Però sì. appunto dicevamo che l'universo poi, se toglie da una parte, come immagino che sia proprio una bilancia, proprio io amo vedere la vita in questa maniera e che rispettando le persone. Anche lì dove ti mettono i bastoni fra le ruote, questa è stata la mia esperienza. Lì dove proprio non ti vogliono che tu ti riesci a vedere, dove non ti richiamano più perché hanno paura di te e quindi comunque ti devono isolare. Ah, ecco, stavamo parlando di amicizia, che avevo perso il filo completamente. Stavo pensando a Berlusconi e mi ero dimenticato l'amicizia. No, io penso che ci sia un amico, o, giusto per non essere buonista, o, io sono buona quando mi serve, stronza quando mi occorre. Quindi, Giustamente. ecco, dico un amico, nel bene o nel male, sia per me che per l'amico che ho davanti, dobbiamo, secondo me, in qualche modo servirci. Cioè, tu devi servire a me, ma anche per strapparti un sorriso, quello o mi insegni a farmi l'eyeliner. Io ti devo servire perché ti servono un paio di scarpette e le presto. Cioè, comunque, cioè, queste sono affinità, ci si sceglie e non è vero che due amiche non sono amiche senza interessi. Sì, l'interesse può anche essere quello che noi due amiamo lo stesso film. Però ci vuole l'interesse, è che io ho più vestiti e te ne presto due, ti presto tre vestiti che tu sai che te li posso dare io. O tu mi dai dei libri, cioè un dare una... Allora, posso dirti una cosa? Anche in questo,
Anche in questo, nei miei corsi dove ci metto sempre una parte di psicologia perché dico che il truccatore, come il parrucchiere, se vuole essere un bravo truccatore, soprattutto quando segue personaggi, soprattutto quando lavora con un determinato tipo, cioè nel mondo dello spettacolo, deve avere una grande capacità anche di essere psicologo, assolutissimamente, no? Sarai d'accordo con me, ovviamente. Boh, detto questo, dico e dico a loro, quindi lo dico a me stessa e lo condivido con te. In realtà, l'altruista, se uno ci pensa bene, nella parola altruismo, che cosa c'è insito? Perché l'altruismo è comunque qualcosa in cui c'è dentro, non ti dico l'egoismo, ma c'è l'ego. E dentro l'ego ci può essere l'altruismo. A che cosa mi riferisco? La persona altruista in psicologia, visto che l'ho studiato, è una persona che ha necessità inconsciamente di fare del bene agli Questo. altri per fare bene se stesso. Quindi egoismo. E quindi egoismo. Quello che dico io. Ora ci può essere quindi l'invidia che è sana. Quando l'invidia è sana, è quella marcia in più che ti fa arrivare all'obiettivo. Quando invece l'invidia diventa qualcosa in cui diventa perfidia, diventa quasi una malattia, allora quello è quello che fa male. E fa male alla persona e fa male al mondo. Assolutamente. E purtroppo ce ne sono tanti, no? Perché ogni tanto, anche quando qui nel World Talking ho invitato quei pochi personaggi della televisione che sono mie amiche e che siccome le sento, tra virgolette, pure, le invito nel mio spazio. Ovviamente, siccome sono sempre nel mirino degli haters, non ti dico ogni tanto cosa hanno il coraggio di scrivere. Ma io dico, ma c'è, cioè, Che ma senso perché? Ma perché? ha? No, ma Cioè, io poi, me lo chiedo. e poi soprattutto queste cretine che scrivono con gli pseudonimi, con le pagine finte, amore, se non è proprio neanche Elisabeth Day per poter scrivere una troia sotto la fotografia che ti chiami coriamente che Valeria ha scritto da. Ma allora, ma che la scrivi a fare? Di che parliamo? Appunto, appunto. Sono persone inutili che cercano di vivere attraverso di noi. Per esempio, adesso vogliamo mandare un abbraccio a Ciumbo che io non so chi sia Ciumbo, ma Bellissima dice bellissima diretta. diretta, brave e buone. Grazie, Leone come Ciumbo. il pane, Giumbo. Leone come il pane. Quindi sì, è proprio così. E poi ultimo discorso, proprio perché secondo me questo momento. Dico ultimo discorso perché con te, amore mio, il tempo vola, si sono già fatte praticamente le 7 meno un quarto. No, Veramente. dicevo, ultimo discorso, ultimo argomento che secondo me sarà anche un po' in attesa di capire che cosa succederà da qui al 4 maggio, perché in questa fase B stanno succedendo delle cose incredibili, nel bene e nel male, ma incredibili, strane, pazzesche, gente che fa come cacchio gli pare e voilà. Io mi voglio concentrare su quello che è l'essere autosufficienti, cioè se questo periodo a me ha insegnato anche ad essere autosufficiente. Autosufficienti, Autosufficienti. io capivo autoseducente, Autodeficiente. autoseducente, insomma, c'è un senso autoseducente, autosufficiente, certo. Autosufficiente, perché io sto vedendo che, vabbè, in questo piccolo spazio che mi sono inventata, mano a mano si sono aggiunte un sacco di persone e questo evidentemente vuol dire che un pochino di allegria dalle 6 alle 7, se io riesco a portarlo, a me fa piacere. Tutto sommato mi fa veramente tanto piacere. Però nei vari discorsi e nelle varie domande anche delle persone che poi popolano la diretta, che ogni tanto scrivono, mi accorgo che c'è gente che in questo momento
che per un qualsiasi motivo, e me ne rendo conto, non basta dire che siamo tutti sulla stessa barca, perché come dicevamo prima, non è poi veramente così, non siamo tutti sulla stessa barca. C'è chi sta sullo scafo come gli immigrati che arrivano dalla Libia e ci sono quelli che stanno sullo yacht e si prendono il sole. Quindi non siamo sulla stessa Però barca. c'è anche da dire una cosa, che questi dello yacht non hanno la colpa di stare su uno yacht, mica è colpa loro. Cioè, se io avessi lo yacht me ne fotterei stare lì. Cioè, dobbiamo, anche questa è una verità. Bravissima, bravissima. Io dico sempre, per esempio, ho visto questa bellissima iniziativa che ha fatto Lady Gaga a livello musicale, no? Bravissima, bellissima, io l'ho seguita tutta, è stata meravigliosa. Però ti devo dire che io che per esempio, visto che parlavamo degli anni 80 e a quello mi riferivo, parlavamo degli anni 80, parlavamo degli anni 90, chiaramente sono una che è cresciuta con i crocifissi e con Madonna. Ah, vero. E a me non mi sta piacendo tanto il suo atteggiamento. Ma di chi? Di Madonna. Ma Madonna è sempre stata una grande cessa. Io Sì, amore, la però ti posso conosco. dire una cosa? Lei è molto maleducata. E negli anni si sta rivelando per quella che è ora, con questa faccia che gli è venuta tipo Negli anni è mulcinella, fa impressione. peggiorata. Negli anni è peggiorata, si è incattivita ancora di più perché io l'ho truccata nel 2004, che è stato il mio ultimo anno in cui ho lavorato per Donatella, per la campagna Versace con Mario Testino a Londra. E già voglio dire, era capricciosa che era capricciosa. E perché prima questo e prima il personal trainer e poi ci voglio... cioè, ecco, te ne racconto una. Io questa cosa non la dimenticherò mai nella mia vita. È vero che ogni personaggio può avere un capriccio, come dici tu, non è colpa loro se hanno lo yacht, per carità. Per cui se fai anche del bene agli altri, ma proprio, ma beato te. Cioè, l'importante è che tu suddividi il tuo bene, secondo me, con gli altri. Poi per me proprio puoi fare della tua vita quello che vuoi. Però io ricordo questa scena incredibile che noi avevamo appuntamento allo studio di Testino in un orario classico, ok, per un personaggio che quindi certo non erano le 7 del mattino, no? Cos'è? Come per un normale shooting. Scusami, amore. Erano le 9, le 10, che era? Erano le 10. Lei si presentò alle 13. Lei si presentò alle 13 e peraltro arrivando alle 13, entrando dentro lo studio, volle che nello studio, prima dello shooting, venissero evaporate 20 casse di acqua Evian, perché sennò la sua pelle non era bella. Sì, mamma, ti dico, tu lo sai che io ho vestito, facevo le celebrity da Dolce & Gabbana per tanti anni, no? E quindi loro due mi presentarono lei alla loro festa che hanno organizzato qua a Milano. In quanto di lì a pochi avrei dovuto approcciarmi a sto colosso di nome Madonna, no? Ebbene, io ero al centro. Tra Domenico, io e Stefano, no? Allora, parlava Domenico, lei con gli occhi guardava Domenico, mi scavalcava e parlava con Stefano, mi riscavalcava e loro cori e loro tutto il tempo. Lei era una che prendeva i vestiti e li buttava per terra, cioè. Confermo, confermo. Però No, appunto la non bellezza piace. invece è che appunto ci sono delle persone che anche da casa, insomma, in questa quarantena abbiamo potuto osservare che nel loro piccolo, nel loro grande hanno avuto la voglia, hanno avuto la generosità di donare e di donarsi agli altri. E che invece ce ne sono stati altri nel piccolo e nel grande personaggio, quindi dall'amico, dal vicino della porta accanto che si continua a tutelare il suo giardinetto, no? E quindi è proprio la bellezza, per quanto mi riguarda, questo periodo di segnare, perché comunque anche quelle persone che continuano a dire quando ritorneremo alla normalità, ma perché voi siete convinti, dico, che torneremo alla normalità? No, non lo so. Cambierà completamente tutto proprio, cambierà Cioè, se tutto. ancora avete questa illusione, ciaone. Io penso una cosa, che secondo me dovremmo innanzitutto pensare che la normalità non esiste,
Poi noi facciamo dei mestieri, giochiamo, che l'hai detto. poi noi facciamo lavori diversi, cioè per esempio anche mettere musica, disegnare scarpe, fare la stylist, fare la truccatrice, ci cioè sono lavori comunque particolari, quindi non potremo mai più riproporci allo stesso modo. Certo. Come la copertina bianca di Vogue Italia. Punto e a capo. Da ora in poi, secondo me, le blogger finiranno. Illustrazioni. Ne Sì, le blogger finiranno. sono convinta anch'io. Mi piacerebbe molto una cosa, veramente che si resettassero i cervelli, queste qui che hanno reso celebri delle sgallettate inutili, Sono d'accordo con te. che si ricominciasse ad apprezzare La il bel professionalità. fotografo. Professionista, una truccatrice non perché ti fai tutorial, ma perché ha fatto la scuola di trucco e lavora da anni, perché ha fatto la campagna con Testino, è una truccatrice, non perché fa Clio, lì come si chiamano queste qui, per carità, brave nell'oro, però capito? Oh, io lì ho tutti i Vogue Italia dell'88. Ovviamente ne capisco molto di più di un ragazzino di 16 anni o di 20 anni soltanto perché magro magro vestito giusto e i capelli tipo scemo. Cioè, le strane le abbiamo fatte tutti, però lo studio, l'umiltà, la competenza, alzarsi presto, Sono la d'accordo con Ciungo, preparazione. meritocrazia. Tutte queste collezioni, troppe collezioni, dobbiamo ritornare un po' come prima. Dove pre-collezione, pre-collezione, con la Cruise, la Riving, ma perché? La gente non si compra niente. E tu gli proponi 12 collezioni, ma la gente già si ingriffa perché è il tempo di comprarti una scarpa, aspetti i saldi. Ma perché? Quindi dovremmo cercare di capire, di premiare il talento, di premiare la qualità, di tutti che copiano tutti è sbagliato, avere un po' di identità, un po' Sì, di purezza. anche lì, forse io sono una molto attenta alle parole, sia quelle che si dicono, quelle che si pronunciano, e sono una che fa la differenza tra vedere e osservare, tra sentire e ascoltare. Perché vedi adesso, mentre io sto ascoltando te, quindi tutta la mia attenzione è posta sulla nostra conversazione, nulla mi vieta di sentire i rumori della strada o la porta che si apre. Però Certo. dico, proprio in quella differenza che è posta nell'attenzione del fare le cose, bisogna ritornare di nuovo ad avere cura e attenzione delle persone con cui si condividono gli spazi, da quello che è dentro casa con te. Ecco perché poi anche qui, e con questo penso che chiuderemo perché il tempo è finito, però voglio dire, com'è che ci sono coppie che ovviamente si stanno scannando dentro la quarantena, e io, per dire, io nel mio piccolo sì, Io lo neanche una volta. scazzo ci sta, però voglio dire, sto vivendo anche quasi una luna di miele, come hai detto tu. Brava. Ah, Sì. cioè. Sì. Vabbè, gli risulta facile, considera che noi siamo delle bombe sexy, amore. E va bene, e ci sta. Amorio, saluta Valeria. Ciao! Lo vedi? Certo che lo vedo. Mi fa morire. Bacio, è stato bellissimo. Anche per me, amore mio, ti mando un bacione grande. Stai bene e ci vediamo presto. Presto, presto, amore, un bacio. Ciao, 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 ciao. ciao. Chiudi tu che io non so come si Chiudo fa. io, chiudo io. Ciao. Vabbè, ragazzi, io vi avevo avvisato. Intanto, grazie perché c'è stata tanta gente che ha scritto tante cose, quindi vi ringrazio del vostro affetto, di essere state qui. Grazie, Ciumbo, grazie. Grazie veramente a tutte le persone. Spero nel mio piccolo di avervi fatto passare un'oretta in allegria. Mi raccomando, mantenete questa energia positiva per tutta la settimana, perché a breve finalmente apriranno le gabbie e lì si vedrà la differenza. Mi raccomando, state bene e ci vediamo domani. Stessa ora, ore 18, qui con me, sempre se lo volete.